Nuovo comizio del comitato Senso Civico, della lista Senso Civico, di Senso Civico. Perché siamo qua stasera? Qual è il motivo di questo incontro? Tra l'altro siamo molto numerosi, questo mi fa piacere. Abbiamo visto in questo periodo molti manifesti di ringraziamento. In genere così si fa, la politica tradizionale ringrazia con i manifesti. Noi, sapete, non siamo politici tradizionali, noi amiamo il popolo, amiamo parlare direttamente col popolo e per questo motivo il grazie al popolo lo diciamo direttamente dal palco a quelli che sono presenti e a quelli che non possono essere presenti. Perché se deve essere cambiamento, se deve essere relazione diretta, lo deve essere quando si vince e quando si perde, quando si fanno le elezioni si amministra, quando si fanno le elezioni si fa l'opposizione. Bisogna sempre guardarsi in faccia, bisogna continuare a fare un cammino insieme di partecipazione democratica, di stare presenti sul territorio tutti i giorni. Questo è il nostro stile. Un commento sulle elezioni. La nostra politica è una politica difficile. È una strada stretta. Non è facile fare politica con le idee di Senso Civico, soprattutto in territori complessi come il nostro. Però ci avete creduto in tanti in Senso Civico. 1181 voti sono stati una vera sorpresa. Guardate. Normalmente quando si fanno le elezioni i partiti parlano di percentuali, le percentuali sono più importanti dei numeri spuri. Praticamente abbiamo preso il 25% contro il 28,9% dei Nuovi Orizzonti e il 29,9% dell'Unione. Siamo andati vicinissimi alla vittoria totale. Rendo un grande applauso a tutti quelli che hanno creduto in una forza di cambiamento come Senso Civico. Bene comune e partecipazione democratica significano cambiamento di mentalità. Per cambiare la mentalità, cari concittadini, ci vuole tempo. Non basta un'elezione, non basterà mai un'elezione per cambiare la mentalità. Per le nuove idee ci vuole tempo. Le buche, i problemi delle strade, delle piante, dei rifiuti, quelli ci saranno sempre. La differenza è come vogliamo affrontare noi i problemi. La politica delle clientele, la politica dei favori ha portato l'Italia e ha portato Grazianese allo stato attuale. A voi cittadini, a noi cittadini, diciamo che forse è il caso di alzare lo sguardo, di guardare un poco più lontano, anche in fase elettorale. Ora ci abbiamo tempo, ce lo cominciamo a dire questa sera, ce lo diremo per i prossimi anni fino alle prossime elezioni. La miopia, vedete, cari concittadini, è una malattia pericolosissima. Si vede vicino, ma non si vede lontano. Troppo spesso siamo miopi. Ci vuole un po' più di coraggio per rischiare di più. Vedete, in questi giorni è un continuo di persone che vengono a fianco a me, a fianco agli altri candidati di Senso Civico, a dirci come eravate belli, peccato che non vi ho potuto votare. Guardate questa frase, una frase terribile che ci fa capire come il voto libero in questo territorio rimane ancora soltanto un auspicio, forse addirittura una chimera. E la cosa più triste e che questi cittadini che ci dicono peccato che non vi ho potuto votare sono sinceri, sono veramente sinceri. Ci vuole il tempo, ci vuole pazienza, le cose devono maturare, i cittadini anche devono maturare, devono trovare la forza di liberarsi da certi vincoli, ma il tempo c'è, noi siamo qui e ci sono le nuove generazioni. Guardate, il grosso segnale che ha avuto Senso Civico non sono stati i 1200 voti, è stata la reazione dei giovani che il giorno dopo si sono venuti a iscrivere al comitato, abbiamo avuto 100 giovani nuovi che hanno deciso di far parte di Senso Civico. Oggi
gran parte della gioventù di Grazzanise è iscritta al nostro comitato. Questo è stato veramente il grande segnale che un cambiamento profondo, un cambiamento importante in atto. E allora ascoltiamoli questi giovani che cominciano il cambiamento anche all'interno del comitato Senso Civico. Io lascio loro la parola e la riprenderò alla fine per parlarvi del nostro ruolo come forza di opposizione. Buonasera a tutti. Allora, scusate un attimo, un po' di organizzazione. Ok, ci siamo. Bene, allora la campagna elettorale è finita, quindi tutto torna alla normalità più o meno, quasi, e anche il comitato ritorna al lavoro, come ha sempre lavorato, però questa volta in una veste del tutto nuova. Infatti noi amiamo definirci adesso Comitato 3.0, quindi un nuovo inizio, si ricomincia da capo. Questo inizio, come diceva prima Enrico, è dato anche dal fatto che siamo notevolmente aumentati di numero. Ci sono stati numerosi iscritti, soprattutto numerosi iscritti giovani, e questo ha stravolto totalmente l'assetto del comitato. Ed è stato un grande segnale e per noi è segno di grande orgoglio, infatti è la nostra piccola vittoria. Ora, quindi, visto le numerose nuove entrate e la consapevolezza di dover anche lavorare anche più di quanto si è fatto fino ad ora, abbiamo deciso di ristrutturare un po' l'organizzazione dell'intero comitato. Ora ve la spiego un po' in breve. Il presidente resterà sempre Enrico, quindi chi meglio di lui può vestire questo ruolo? Però ora ha un nuovo impegno, quello di consigliere comunale, e quindi non potrà dare sempre il 100% del suo impegno al comitato come ha sempre fatto. Di conseguenza si avvarrà un po' di aiuti di tutti. Ci saranno 3 coordinatori che saranno nella persona mia, di Aurelio e di Giovanna, che lo aiuteremo. Tenteremo comunque di aiutarlo nell'organizzazione, nel funzionamento dei vari gruppi di lavoro, perché ora siamo divisi in questo modo: abbiamo scelto delle tematiche da seguire, le varie problematiche del paese, e abbiamo diviso il comitato in gruppi. Ne abbiamo individuati 4 per il momento: abbiamo il gruppo sociale, un gruppo tempo libero e sport, un gruppo che seguirà l'ambiente e il gruppo scuola. Poi i vari componenti dei gruppi vi spiegheranno meglio le finalità e i progetti e ciò che noi intendiamo per questo lavoro. Ma la cosa fondamentale, resterà sempre l'assemblea. Ogni decisione, ogni idea, ogni progetto passerà sempre, sarà sempre discusso e quindi sarà sempre approvato dall'intero gruppo. Questo per noi è importante, è fondamentale, non cambierà mai, è sempre stato così e continuerà ad essere così anche ora che abbiamo cambiato. Quindi ora lascerei la parola a Mara, che vi spiegherà in cosa consiste il gruppo sociale. E ovviamente chiunque di voi sia interessato a far parte del gruppo, sia interessato ad unirsi a noi, potrà sempre iscriversi. Noi siamo sempre nella nostra sede il martedì, quindi ci trovate sempre lì. Ecco. Buonasera a tutti, scusate l'emozione. Sono Mara Massaro e faccio parte. Grazie. Sono Mara Massaro e faccio parte del gruppo sociale del Comitato Senso Civico. Vi spiego brevemente di cosa si occuperà questo gruppo. Il gruppo nasce per promuovere un servizio gratuito di aiuto e supporto a chi vive un periodo di disagio o di difficoltà, come ad esempio gli anziani, gli ammalati, gli immigrati, i giovani che vivono un periodo di crisi. Cercheremo infatti di impegnarci personalmente per far sì che la cittadinanza sia più responsabile e partecipata a questi problemi sociali. Promuoveremo iniziative come il banco alimentare, il doposcuola gratuito e uno sportello dedicato solamente alla salute e l'assistenza ai disabili. L'obiettivo fondamentale del nostro gruppo è condividere e regalare del tempo a chi vive una difficoltà o semplicemente si sente da solo, con chi vive nell'emarginazione e non ha nessuno a cui appoggiarsi.
Noi del Comitato Senso Civico pensiamo che sia importante abbattere il muro dell'indifferenza, promuovendo attività di dialogo e di confronto. Siamo pienamente consapevoli che solamente attraverso il lavoro fisico e solamente sporcandoci le mani e conoscendo gli altri nella loro diversità ci diventeremo più grandi anche a livello intellettivo e mentale. Chiunque voglia dedicare del tempo lo aspettiamo ovviamente al Comitato ogni martedì. Grazie. Buonasera a tutti, scusate un po' l'emozione, è la mia prima volta. Sono Riccardo Petito, un giovane di 22 anni e ho deciso autonomamente di partecipare all'attività del Comitato Senso Civico. Faccio parte del gruppo Ambiente e Sport e voglio illustrarvi sinteticamente gli obiettivi. I campi di interesse del gruppo sono gli eventi sportivi rivolti soprattutto a noi giovani. Vogliamo analizzare le problematiche degli impianti sportivi e la possibilità di poterne usufruire sia da parte delle associazioni presenti sul territorio e sia da parte di privati cittadini. Inoltre vorremmo sensibilizzare la raccolta differenziata, eventualmente coinvolgendo anche le scuole, le diverse associazioni presenti sul territorio, e vogliamo creare inoltre una collaborazione con associazioni nazionali, ad esempio Lega Ambiente. Inoltre su Lega Ambiente voglio soffermare un attimo, perché questa attività credo sia molto importante, perché avvicina le coscienze dei cittadini verso la tematica ambiente e allo stesso tempo la formazione soprattutto dei più giovani ad interagire con realtà diverse da quella locale. Un altro campo di interesse del gruppo è offrire la possibilità di godere di spazi aperti attraverso la pulizia di un'area verde per eventuali picnic e scampagnate. Se è una bella giornata, perché rinchiudersi sempre in qualche locale? Ci sono molte zone che potrebbero essere rivalutate, così magari si abbatte anche un po' la monotonia che affligge noi giovani di Grazianese. Infine, con il gruppo vogliamo fare un censimento delle discariche abusive presenti sul territorio. Mi sono accorto quando ho dato la mia adesione al gruppo che questo gruppo Ambiente e Sport è quello più numeroso e mi fa piacere che tanti hanno a cuore una tematica molto importante come quella dell'ambiente in un territorio come il nostro che è devastato, con la speranza di raggiungere quanti più obiettivi possibili. Vi ringrazio per l'attenzione e buona serata. Buonasera a tutti, innanzitutto volevo ringraziare tutti voi per essere qui presenti insieme a noi. Io mi chiamo Rina e insieme a me c'è Rossella, Cristina e Carmela. Tutte quante insieme facciamo parte del gruppo Formazione Viaggio e Tempo Libero del Comitato Senso Civico. Di cosa ci occuperemo? Grazie. L'obiettivo principale di questo nostro gruppo di lavoro è quello di invogliare i giovani a vedere la politica in modo diverso. In che senso? Presentando loro varie tematiche dove ognuno di loro ha la possibilità di scegliere la tematica che sia più affine a lui e che la rispecchi in proprio appieno. Nello specifico il nostro gruppo di cosa si occupa anche nella gestione e quindi di convegni informativi, visite di istruzione legate ai nostri ragazzi e una serie di attività legate all'informazione e alla comunicazione al mondo, all'orientamento dei giovani, in modo particolare sui concorsi e sui budget economici. In modo particolare la mia attenzione, che soprattutto si rivolge in questo gruppo, è rivolta ai giovani, perché i giovani in questo momento, da qualche anno comunque, stanno affrontando delle problematiche serie inerenti al mondo del lavoro. Quindi per un giovane o qualsiasi altra persona, sapere che esistono delle persone, dei riferimenti che possono essere di sostegno o di un consiglio, a volte vale veramente tanto. Questo è soltanto un piccolo accenno di quello che noi faremo per i giovani e che riguarda il nostro progetto. Ovviamente col tempo ci saranno nuove proposte e nuove attività che andranno ad alimentare il nostro gruppo di lavoro. Ovviamente il nostro comitato e i vari gruppi sono aperti a chiunque
chiunque, chiunque abbia un interesse particolare, che voglia impiegare il proprio tempo libero in cose costruttive, noi saremo lieti di ospitarvi a far parte della nostra grande famiglia che è il Comitato Senso Civico. Quindi, in attesa di tante vostre adesioni, troverete delle persone, noi tutti siamo una famiglia, disponibili a tutti, e il nostro obiettivo personale è quello di poter dare un sostegno, soprattutto alle persone più deboli, alle famiglie e coloro che hanno difficoltà e che a volte non c'è nessuna persona che possa ascoltare i loro problemi. Io ringrazio tutti quanti voi per la cortese attenzione, auguro a ognuno di voi una serena proseguimento di serata e passo la parola al nostro caro Presidente Enrico Petrella. Allora, è uno spettacolo questa gioventù, facciamo un applauso veramente di cuore. Tanta gioventù, bello, bello, effettivamente il cambiamento è in corso, guardate, poi alla fine le parole contano poco, sono i fatti quello che conta. Allora, le elezioni le ha vinte l'Unione e quindi noi dobbiamo fare l'opposizione. L'opposizione significa fare una funzione di controllo costruttivo, quindi dobbiamo fare l'opposizione nello stile del Comitato, ferma ma serena. Il bene del Paese è sempre prima di tutto. Partecipazione democratica significa che l'opposizione la dobbiamo fare insieme a voi. Cioè il Comitato ha due consiglieri comunali, ma ascolterà le istanze che vengono dal Comitato stesso e le istanze che vengono dalla popolazione. Noi le raccoglieremo, le voteremo e solo dopo io e Pasquale Carlino andremo in consiglio comunale a portarle a tutta l'Assise. Quindi l'opposizione la farete voi, i 1200 che ci hanno votato. E questa è comunque una novità, non ci prendiamo una delega piena, vi chiederemo continuamente il vostro contributo. Partecipate al comitato, iscrivetevi, chiamateci, contattateci, aiutateci a svolgere il nostro ruolo. Brezza e Borgo Appio sono fondamentali. Abbiamo la fortuna di avere un consigliere comunale di Brezza all'opposizione, è l'unico in questo momento. Quindi Pasquale Carlino rappresenterà con attenzione le frazioni e le periferie del paese. Un applauso a Pasquale Carlino che comincia questa esperienza con tanto entusiasmo. Consentitemi anche, visto che è anche un comizio di ringraziamento, è vero che tutti hanno lottato, ma i 12 candidati di Senso Civico, anche gli 11 che non sono stati eletti, hanno lottato come dei leoni, casa a casa, porta a porta. Quindi facciamo un grandissimo applauso agli uomini e alle donne che sportivamente e con tanto impegno hanno lavorato. 1200 voti, come li ha presi il Senso Civico, sono un grande segnale per Grazianese. Questo paese cambierà, la nostra mentalità sta già cambiando e sapete qual è la prova? La prova sono questi giovani, questi hanno capito tutto. Senso Civico non è di nessuno, Senso Civico non ha padroni, Senso Civico non è di Enrico Petrella e non è dei suoi familiari. Senso Civico non è di quelli che 5 anni fa lo hanno fondato. Ieri erano 5 anni che abbiamo fondato il Comitato Senso Civico. 25 giugno 2010 siamo nati. Senso Civico appartiene alla comunità. Chi entra oggi conta quanto chi c'era 5 anni fa. L'unica eccezione sono i giovani. Loro contano di più. Il loro parere è per noi sempre decisivo. Teniamo la barra dritta. Ci vuole costanza
e metodo. Non bisogna scoraggiarsi, non bisogna farsi prendere dai facili entusiasmi. Sguardo alto e schiena dritta. Servizio gratuito e partecipazione democratica. 5 anni fa eravamo in 3 a fondare il comitato. Oggi siamo 1200. I sogni si realizzano piano piano. Andiamo avanti insieme. Grazie e buona serata. Ciao. Camminiamo. Dovevo chiedere le opinioni. E chiediamo. Chiediamo a qualcuno. Chi è? Quella la conosci? Questa la conosci. Dai, ciao.